La nostra associazione, cerco di essere sintetico perché non è l'oggetto dell'incontro, però voglio un attimo presentarla, ha oltre 10 anni di vita, è un ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale. Noi operiamo in 3 campi diversi, il campo della cultura, il sociale e la comunicazione, che un po' ci caratterizza. Per quanto riguarda la cultura, lavoriamo molto con le case editrici, ci occupiamo di promozione dei libri e dell'editoria. Organizziamo un premio letterario che quest'anno raggiungerà la 4ª edizione, il premio pubblico Virgilio Maroni, che è un premio di carattere nazionale. Per quanto riguarda il sociale, in questo momento siamo impegnati con un progetto che si chiama Abbabile, che interessa oltre 10 soggetti di tutta la provincia di Napoli, e sulla comunicazione gestiamo una testata giornalistica locale qui da www.fregrei.it e una web tv che si occupa di diretta streaming di eventi. Dal maggio del 2022, quindi poco meno di un anno, gestiamo insieme ad altri soggetti un bene confiscato alla Camorra, IV, Casa Meari, e in modo particolare noi ci occupiamo dell'organizzazione degli eventi insieme agli altri amici, della biblioteca, e tra poco daremo vita anche a Radio Meari, che è una radio che nasce all'interno del bene confiscato, che sarà una voce per la legalità e le associazioni non soltanto del territorio, ma avrà una prospettiva nazionale. Ora, quale vi ho preso un po' di appunti, non per parlare del libro, perché dopo i saluti istituzionali da parte del vice sindaco ci saranno i professori Magliulo e Salente, che sono esperti di parole e pensiero, per cui loro sicuramente meglio di me potranno analizzare il lavoro di Vincenzo. Però voglio parlare un attimo di Enzo come scrittore. Lo conosco da un po',
non da tantissimo tempo, ma credo per un tempo sufficiente per conoscerlo dal punto di vista della sua produzione letteraria. Enzo è uno scrittore autentico, il suo modo di narrare gli argomenti trattati si inseriscono in quello che è il solco della narrativa del Novecento italiano. Se voi, senza fare paragoni, chiaramente non lo faccio paragoni, però insomma può essere inquadrata in questa prospettiva e i suoi racconti sono racconti di iniziazione, no? Questo di conoscenza. Ma Enzo, oltre ad essere autore, scrittore, è essenzialmente anche un lettore e uno studioso. Dico questo perché ho avuto molte volte l'opportunità di confrontarmi con lui su alcune tematiche, di conoscerlo anche privatamente, insomma, non è che soltanto dal punto di vista associativo. Il suo lavoro è un lavoro da scrittore quasi officinale, meticoloso, è un costruttore delle pagine, un costruttore dei lavori. Anche questo libro che lui presenta oggi è un libro che aveva già proposto in passato e che ha rivisto, analizzato in una prospettiva diversa e con più attenzione. Quello che viene fuori è non sono solo i personaggi, ma il significato che vuole trasmettere attraverso la narrazione. Quello che emerge è diciamo il messaggio che lui vuole dare. È un lavoro di ricerca, e la ricerca è un po' quello che caratterizza Enzo Giardinillo anche come lettore, di cui poi dopo parlerò tra un attimo, e anche quello di studioso. La scrittura per lui è anche uno straordinario strumento di espressione. Oltre con questo libro, Enzo poco tempo fa, meno di un anno fa, se non sbaglio, ha pubblicato un altro libro proprio riguardo a sé e la propria famiglia. Quindi vedo che per lui la scrittura ha anche un aspetto, diciamo, terapeutico, no? Perché affrontare alcune tematiche, parlare di alcune tematiche, anche intime, anche personali, e in questo libro, L'ultima notte, ci sono anche delle esperienze personali che poi lui ha voluto veicolare in queste pagine, in un racconto inventato, ma comunque che si ispira a esperienze sue personali. Per lui la scrittura ha anche questo valore espressivo e di autoanalisi, di terapeutico, perché scrivere aiuta anche a ricordare, aiuta anche a vedere meglio la realtà in cui si è vissuti e si vive. E poi un lettore, perché Enzo, credo, Enzo, questa è una cosa che io ho pensato di te, non è un appassionato assoluto di lettura, perché ci sono persone che leggono di tutto, ma è innanzitutto un selettore, perché un selezionatore, perché lui, insomma, sceglie dei percorsi, sceglie dei sentieri di lettura e anche in questo caso rientra alla ricerca, costruendo un proprio percorso, una propria, diciamo, un proprio sentiero che lo porta sempre di più a, in certo qual modo, a seguire quello che è il suo
il suo bisogno di conoscenza in alcuni casi. E poi uno studioso, perché non legge penso soltanto di narrativa, è uno studioso anche di alcuni argomenti, religioni, e non solo, esoterismo, insomma, misteri, per cui in un certo qual modo tutto questo ti offre anche una solida base su cui poi poter pensare e elaborare le sue pagine di narrativa. E anche in questo si vede un sentiero di ricerca che l'autore fa, che svolge non soltanto in pochi mesi ma in anni, per raggiungere poi i risultati che possono essere, per esempio, questo libro che, come penso e credo ci diranno i docenti subito dopo, è un libro che nasconde anche altri significati oltre che la narrazione in quanto tale. Questo era per dire quello che io vedevo, penso, spero di non aver esagerato e di aver detto, insomma, come io vedo, penso già vederlo a ovunque. Grazie. Buonasera, buonasera a voi tutti, grazie per l'invito che mi avete rivolto, ecco, con piacere e con onore sono qui stasera con voi. Ovviamente non entrerò nello specifico del libro, lo farà meglio di me l'autore, è il parterre di ospiti che quanto mai qualificato, e mi riferisco al professore Ernesto Salerno, che ha acceso a Bacoli la fiammella dell'amore del teatro dei ragazzi, a questo Nicola Maggiugo, docente di filosofia, nonché tra i fondatori di Sfera, la società filosofica europea di ricerca e di altri studi. Ringrazio anche la scrittrice Anna Maria Laviale e il giornalista Ciro Biondi, che ormai è un cultore del nostro territorio. Ci troviamo di fronte a un parterre che di capi fighe fa cultura, e solo la cultura può essere il vero motore della ricchezza di un territorio. L'importanza delle arti della cultura, cioè anche la bellezza, e il libro che andrete a presentare stasera è uno dei tanti eventi che mi impegno personalmente a identificare e a replicare nel nostro territorio. Perché parlare di letteratura, di storia, della bella scrittura, significa parlare di arte, significa accendere interessi, significa accendere curiosità. Dicevo la bellezza, tutto ciò che è cultura è bellezza. E se siamo circondati dalla bellezza che abbiamo in un territorio intriso delle tracce del passato, dobbiamo poi essere noi tutti, e mi rivolgo non solo alla politica, ma alla società civile, al mondo delle associazioni, a riempirlo di interessi, di eventi capaci di suscitare nelle nuove generazioni l'arte dell'amore delle arti. Vi lascio con una citazione: la cultura è creazione di vita. Questa è una frase di Cesare Zavattini. Io, se più ascoltare voi, rimetto solo un saluto di benvenuto e cercare di infondere ai nostri giovani sempre più il senso della cultura. Oggi lascio con la parola. Vincenzo Gianni, potrei dire che la sua migliore amica è stata una vera ragazzina la scrittura, e ha scritto molto presto, intorno ai 20 anni lui ha pubblicato, cioè ha partecipato a un concorso del settimanale Espresso e vinse l'abbonamento alla rivista per tutto l'anno.
Quindi a 23 anni poi ha pubblicato per la prima volta, a 33 scusa, ha pubblicato per la prima volta L'ultima notte, e, che era un racconto che pure ebbe molta risonanza, molto successo al momento. Poi non ha pubblicato per tanto tempo, però ha scritto anche tanti racconti e ha ottenuto per 7 anni un laboratorio di scrittura creativa nel carcere femminile di Messina. Vabbè, non mi sono preparata bene, avevo letto anni per settimane. Comunque, ha ottenuto questo laboratorio di scrittura creativa della sezione femminile del carcere di Messina, che è stata quindi un'esperienza molto importante e che ha poi raccontato nel suo libro Le mie ragazze, ragazze come scrivono. E quindi dal 2019, l'anno in cui ha pubblicato questo libro, ha cominciato poi con la pubblicazione anche di altri libri e di racconti. L'ultima notte fu pubblicata insieme ad altri racconti, ma ha pubblicato una raccolta di racconti bellissima che è L'uomo che realizzava i sogni. Poi il suo libro Segnature Verum, Raggiolo, lo scorcio di paradiso in terra, Il ragazzo che danzò con il mare e Un uomo buono, mio padre, malato di Alzheimer, libro che si chiama due parole soltanto sulla scrittura di Vincenzo, che abbraccia appunto tantissimi argomenti e tantissime strade, quella filosofica, quella esoterica, quella realistica, ed ha una scrittura molto poetica e dolce, come per esempio quando poi affronta anche delle tematiche filosofiche come Il ragazzo che passa con il mare, così come una scrittura cruda e molto forte quando si trascina nel mondo esoterico con Segnature Verum, è anche una scrittura appunto realistica, dicevo, molto forte e molto partecipativa proprio, in cui ha trasmesso con estremo realismo questa esperienza forte vissuta appunto da lui e dalla sua famiglia attraverso la malattia del papà. Oggi ci ripropone di nuovo L'ultima notte, che ha in realtà scritto immagino dopo tanti anni. Allora, prima di dare la parola ai relatori, vorrei appunto fare una domanda all'autore e chiedergli che cos'è per te la scrittura oggi ancora e come mai questo bisogno, questa voglia di vedere il primo racconto che tu hai pubblicato. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti nonostante la partita. So che molti ci tenevano a vederla e se avessi saputo in tempo che oggi giocava in aula alle 18 avrei mandata l'altra parte. Fatta questa premessa, la prima domanda, cos'è per me la scrittura? Beh, la scrittura è un modo attraverso il quale posso comunicare, posso esprimere quello che sento nell'animo in rapporto a esperienze che vivo o che mi vengono raccontate. Per quanto invece riguarda la pubblicazione dell'ultima notte, perché di pubblicare l'ultima notte? Quando pubblicai nel 97 come racconto insieme ad altri racconti, chi lo lesse mi piacque molto e molti mi chiedevano il motivo per quale fosse così breve. Era un racconto di scarse 30-40 pagine. Io mi sono sempre rifiutato negli anni di ampliarlo perché partivo dal presupposto che un racconto, una volta che è stato pubblicato, tale deve rimanere. Poi invece, dopo tanto tempo, a febbraio dello scorso anno, all'improvviso, mi ci misi vicino e lentamente poi l'ho ampliato, rivenuto, ed è quello che oggi avete modo di leggere. Non escludo che un domani possa riprendermi la strizza e ampliarlo ulteriormente. Per cui il bisogno.
bisogno fondamentalmente di rivedere e di ripubblicare l'ultima notte, mi è stato, sono state le continue sollecitazioni di chi lo aveva letto in passati racconti, mi diceva è bello, mi è piaciuto, peccato che sia così breve. Speriamo che adesso a costoro il racconto piacerà soprattutto per come è stato sviluppato. Salve, buonasera. Io dirò qualcosa sul testo di Enzo Giannitiello a partire dalle mie competenze, perché poi la parte letteraria la lavorerà meglio Ernesto. E c'è un personaggio, questo racconto, che è Omar, che è un maestro di vita. E Omar è anche in qualche modo un filosofo, ha delle letture che sono l'Islam, il Corano, il Vangelo, Platone, e quindi si presta naturalmente a alcune considerazioni. Ma premetto che questa, che è una storia d'amore e di iniziazione di un giovane all'amore, è una storia bella, e non sempre il primo amore va così bene come in questo racconto, nelle storie, diciamo, dei ricordi delle persone, questa. E poi un'altra particolarità, pensavo leggendo, che il protagonista si innamora di una donna che è stata una prostituta, ma nella storia dei maschi del Novecento l'iniziazione alle storie d'amore veniva, cioè d'amore, alla sessualità veniva spesso in questo modo, ma in una maniera un pochino più, diciamo, più rozza, diciamo così. Qui invece c'è una bella storia d'amore, una prima bella storia d'amore di iniziazione molto particolare con questa donna che poi è una amica della madre del protagonista, dico altro perché eventualmente non ha letto il testo, e però è anche, oltre che essere una storia di iniziazione, una meditazione sull'amore. E devo dire che Enzo ha molto coraggio, perché meditare sull'amore di questi tempi non è semplice. E ancora di più meditare sull'amore collegato al discorso di tipo religioso, a Dio, al divino, è ancora più inattuale. E se ci pensiamo un attimo, nel nostro tempo l'amore viene classificato per esempio da Bauman come l'amore liquido, come il tema, o quando non è un amore liquido è un amore criminale, c'è anche un programma che si chiama Amore Criminale perché ci sono molti femminicidi, eccetera. Insomma è un tempo in cui l'amore è sfilacciato, presenta molti nodi, molte complessità, è una fase di transizione tra un periodo antico in cui c'è un apparente equilibrio che poi era sostanzialmente basato sul patriarcato e un nuovo equilibrio che stenta a essere trovato. Quindi Enzo mette in bocca a Omar delle riflessioni sull'amore, e addirittura appunto di tipo religioso, divino, sacro. Dice l'amore è in qualche modo l'intima essenza dell'amore, è l'amore di Dio. E questa è la sua. Che cos'è l'amore? Chiede il protagonista, e la risposta è che è l'intima essenza di Dio. È importante amarsi e donare, diciamo, e Enzo dice, fa dire a Omar, che l'amore in qualche modo, perfino nell'unione sessuale, ha un tratto che può essere vissuto come divino. Quindi qui c'è, diciamo, un ragionamento inattuale. Io prenderei però appunto sul serio, perché è una qualche cosa che va contro un certo tipo di tendenza. Se noi pensiamo che veniamo da una tradizione in cui l'amore da Dante in poi, perché Dante che detta i canoni dell'amore moderno, diciamo, da Dante in poi l'amore serviva a creare una vita nuova. Chi oggi davvero pensa seriamente che l'amore cambi la vita e, diciamo, possa dettare una vita nuova e duratura? È tutto più in crisi. Eppure invece in questo testo si respira un po' di questa antica, come dire, dignità e nobiltà dell'amore, no? Questo è il discorso che Enzo fa fare a Omar. E naturalmente addirittura c'è anche un accenno al paradiso, no? Luogo di grande felicità possibile che è raggiungibile attraverso l'amore. E dice Omar, ma rispondendo al protagonista, quando è che l'amore può essere
vero. Anche questo, domandarsi ancora qualcosa intorno al vero amore, è anche qua abbastanza coraggioso. Chi vuoi che oggi domandi seriamente qualcosa intorno al vero amore nella vulgata contemporanea? E, diciamo, da chi insegna come noi ha l'esperienza dei ragazzi che soffrono molto invece di una condizione di precarietà, di insicurezza dei sentimenti. Invece il libro appunto ti riconcilia un po' con questo tipo di discorso, e l'obiezione che diciamo Omar fa all'amore è questa: l'amore è vero quando non è fondato soltanto sul piacere fisico e quando non è fondato su un'emozione temporanea. No, è bello se è vero, se l'amore consente di emozionarsi per tutta la vita per una persona. Questo è il discorso che Omar fa nel testo e che fa il ragazzo. Quindi due sarebbero i nemici, diciamo, di un amore vero: un amore finalizzato al solo piacere fisico e un amore che è un'emozione temporanea, un desiderio che si brucia rapidamente. Su questo io penserei che bisogna un po' riflettere, perché io direi che invece il problema è un altro, e cioè non tanto l'opposizione piacere fisico, non piacere fisico, eccetera, ma l'opposizione tra un amore narcisistico e un amore capace davvero di amare l'altro. Il vero problema che noi abbiamo davanti, e il vero amore, sarebbe quello in cui l'altro non mi fa da specchio e da rassicurazione, e quando poi non mi fa più da specchio e da rassicurazione, come purtroppo vediamo, io gli faccio del male. Perché in quel caso io non amo l'altra persona, sto amando me attraverso l'altra persona. Quindi il problema, secondo me, questo, il libro di Enzo lo suggerisce questa meditazione, ma è importante, io penso, riflettere su questo. E proprio allora l'amore quando è che è divino? È divino quando tu ami davvero l'altra persona. Perché nella tradizione, qual era il discorso religioso tradizionale? Beh, l'amore umano ha dei limiti: se tu vuoi amare veramente un'altra persona gratis, vai a fare la carità, vai a praticare l'amore del prossimo. Invece è possibile che l'amore sia, virgolette, sacro e divino laddove io amo davvero l'altra persona nella relazione. Quindi non è tanto il discorso sulla carne, il piacere fisico, eccetera, ma quanto, diciamo, l'amore consente questo tipo di relazione. Invece noi siamo tutti abituati, alla tradizione filosofica è molto forte questa riflessione, no? Spinoza, La Rochefoucauld: attenzione, l'amore è una maschera del possesso, attenzione, la gelosia, la rivalità insidiano l'amore 30 secondi dopo che vi siete innamorati, attenzione, ci sono ombre nella relazione d'amore che vanno gestite. Cioè, tutto questo è certo non è un amore divino, ma è un amore che rischia di trasformarsi appunto in quei comportamenti bestiali che noi vediamo oggi e leggiamo nella cronaca nera. E invece c'è una possibilità di una vita nuova dell'amore quando davvero io sono capace di limitare me stesso, di limitare il mio egocentrismo e di davvero accogliere e amare l'alterità. Nel libro di Enzo c'è un bel passaggio sulla singolarità: no, io amo la singolarità dell'altro, lo dice da qualche parte, è l'unicità dell'altro che mi cattura, di cui mi innamoro, la sua singolarità, tutto insieme, senza tagliarla con giudizi, i suoi aspetti belli e i suoi difetti. E questo, cioè, questa bellezza dell'amore traspare in alcune pagine di Enzo, e però appunto questo richiede che una costruzione di un amore. Invece è bene che noi trasmettiamo questo: da una parte la possibilità che i ragazzi tornino a vedere un amore bello che non sia insidiato da tutto quello che stiamo dicendo, ma che dall'altra parte capiscano che è educazione, cultura, coltivare, non c'è niente da fare, come diceva prima l'assessore, coltivare la cultura e vita, ma vita e le due cose stanno assieme, ma non la cultura scolastica in senso deteriore, la cultura vissuta che ti consente effettivamente di imparare piano piano a decentrarti e a gustarti fino in fondo la bellezza di amare l'altro. Ecco, allora da questo punto di vista forse davvero c'è qualcosa di divino nell'amore. Grazie.
Sicuramente una cosa che mi ha fatto molto piacere è la citazione di Dante, e spiego anche perché. C'è un libro di Luigi Valli, Dante e i fedeli d'amore, che sicuramente il professor Maruto conoscerà, in cui si analizza la figura degli stridonisti, sostenendo che la donna che loro elogiavano, esaltavano nei propri versi, non era una figura fisica, ma era un simbolo che rappresentava qualche cosa che andava al di là della materialità. Questo riferimento a Dante sicuramente mi lusinga, ma non perché il paragone, per il paragone letterario, ma proprio per la figura di Dante inteso come un fedele, come una persona che cerca al di là della materialità un aspetto molto più profondo. E devo dire che sì, quello che ha detto il professore mi ha colto un aspetto del romanzo che sicuramente c'è. L'amore è secondo me l'amore è un qualche cosa che può essere divino, ma per esserlo bisogna che vi sia quel sentimento che ti lega a una persona e che ti porta a vivere una realtà, un rapporto di coppia in maniera sincera. In maniera sincera appunto tale da sentire sempre il bisogno di quella persona. Mi fermo qui per il momento. Sì. È il prologo. Dal ripiano del tavolo, la lampada illuminava l'interno della casa affacciata sul mare, proiettando sulla parete l'ombra del vecchio pescatore assorto a scrivere sul quaderno. Quando finì di lesse, avvolto in una nuvola di fumo che gli usciva dalle narici, con le sopracciglia crocciate, schiacciando sulle assi del pavimento il mozzicone del sigaro. L'amore ha il potere di fissare il passato in eterno presente. Dopo aver letto, l'uomo trasse un profondo respiro. Chiuse il quaderno, si alzò e andò alla finestra per osservare, attraverso i vetri graffiati dalla pioggia, l'imperversare della tempesta. Un fulmine tracciò nell'aria una scarica luminosa. Il bagliore squarciò le tenebre, illuminando in lontananza il mare ingrossato, infrangersi sulla scogliera. L'assordante boato di un tuono fece tremare i vetri. Dal fondo del cortile si levò l'abbaiare di giù la pistolata. Il vecchio pescatore sorrise, pensando all'animale con cui da tempo condivideva la solitaria esistenza. Lo aveva trovato una mattina di molti anni prima, mentre, dopo una mareggiata, camminava lungo la spiaggia per vedere cosa deve essere depositato in mare. Dal relitto di una barca riverso sulla riva giungeva il duende. Si era avvicinato al roccale. All'interno vi era un cucciolo tutto bagnato e impaurito. E tutti sé aveva domandato tirandolo fuori, mentre lo accarezzava per calmare. L'aveva chiamato Giulia e da quel giorno divenne l'unica sua compagnia. L'ennesimo fulmine lasciò le tenebre eseguito da un tuono più fragoroso del precedente. L'uomo non poteva fare a meno di rabbrividire. Pur essendo nato e avendo vissuto sempre sull'isola, non ricordava una borrasca tanto violenta. Forse un segno, pensò. Scrollando il capo, si andò a sdraiare sul letto accostato alla parete ad angolo con la finestra. Con le mani incrociate dietro alla nuca fissava il soffitto da cui giungevano i rumori delle tegole addormentate dal vento e dalla pioggia. Un tuono, più fragoroso del precedente, inondò la casa che vibrò tanto da far cadere al suolo le stoviglie appese al muro. Percependo il freddo entrare nelle ossa, si rannicchiò sotto la coperta nel tentativo di scaldarsi. La luce della lampada cominciò ad affievolirsi, segno che la lampadina stava per fulminarsi. Si alzò per raggiungere la mensola su cui erano disposti ordinatamente un rasoio, un pennello da barba, dei libri ammonticchiati l'uno sull'altro, un vaso di terra cotta e una rudimentale tessera che aveva costruito da giovane seguendo le indicazioni di Omar, il pescatore egiziano che viveva sulla spiaggia, unendo con la bici i fondi di due bottiglie dopo averne riempita una a metà con la sabbia. Da dietro al vaso prese una scatola rivestita da uno spesso strato di polvere ragnatele, contenendo delle lampadine. Tenendo la mano si avvicinò al tavolo e prese da un cassetto una candela e una scatola di cera. Accese la candela, versò un po' di cera sul tavolo e la fissò, assicurandosi così la luce mentre sostituiva la lampadina.
Non appena la guidò nel portalampade, un fascio di luce rischiarò la stanza, soffiò sulla candela e la ripose nel cassetto. La tempesta intanto aumentava di intensità. Preoccupato, ritornò alla finestra, sperando che Giuda se ne stesse arrivando nella luce. Appoggiò il naso sul vetro nel tentativo di sconfiggere il fitto velo di pioggia che rendeva impossibile distinguere quanto accadeva all'esterno in quel momento. L'improvviso spegnersi della lampada gettò la casa nel buio. Accidenti, borbottò, rialzandosi per riprendere la candela dal cassetto. Sul tavolo, ai piedi della lampada, era accatastata una manciata di cerini. Ne prese uno e lo strofinò sul pavimento ruvido, ma l'umidità che gli stagnava vanificò ogni tentativo. Perché il bioschino era accendere? Dal remoto passato, la voce familiare risuonò alle sue spalle. Nell'udirla, un bagliore rischiarò il sorriso che si disegnò sul suo viso. Si girò per darle un punto, ma un'improvvisa pesantezza agli occhi lo costrinse a chiudere le palpebre. Quando le riaprì, un'ombra indistinta, nebbiosa, era alla finestra. Come per il canto la tempesta improvvisamente si guardò e all'orizzonte un leggero chiarore annunciava l'approssimarsi del nuovo giorno. Allora, cosa aspetti? Domandò l'ombra, tracciando con le dita dei segni sul vetro vago come se si rivolgesse al mare. Quella domanda ebbe la forza di ravvivare nella mente dell'uomo ricordi lontanissimi, ma quanto mai vivi nel proprio animo. L'oggetto del desiderio di questo ragazzo è una donna matura che sta per invecchiare praticamente, sta proprio appunto per perdere la sua pelle, una donna molto bella, prorompente, molto sensuale, che è anche una prostituta, amica della madre. Perché nei romanzi di Giardino è sempre molto presente questa figura della madre, del padre. Evidentemente penso che sia un fatto autobiografico, c'è sempre questo rapporto molto intenso con i genitori. Comunque a lui, al ragazzo, sembra anche un po' di tradire la fiducia della madre per avere questa relazione con questa donna. E però appunto la cosa particolare è che appunto quindi abbiamo il protagonista, questo ragazzo, l'oggetto del desiderio è questa donna matura, Miriam. E, però la cosa particolare è che questo oggetto del desiderio subito all'inizio del romanzo si concede al ragazzo. Di solito l'oggetto del desiderio nei romanzi si raggiunge alla fine, non solo si raggiunge alla fine, ma ci sono delle peripezie in cui c'è un antagonista che impedisce, diciamo, il raggiungimento dell'oggetto del desiderio. Pensiamo che sono Renzo, Lucia e Rodrigo, no? Qua non c'è antagonista, oppure forse l'antagonista c'è, cercheremo di scoprire se c'è un antagonista. Io volevo leggere 4-5 pagine di questo bel romanzo di Enzo Giardino. Il primo riguarda proprio questa visione che dice il professore Magliù, questa visione dantesca dell'amore come Dio, dell'amore divino, proprio con parole molto forti. Dice, ma ricorda, l'amore incomprensibile in quanto rappresenta l'intima essenza del carattere di Dio. Pertanto comprendere l'amore equivale a poter comprendere Dio. È già impossibile, essendo Dio incomprensibile. Poi continua, vi consiglio di leggere, non vorrei leggere molte pagine, però appunto l'amore è l'intima essenza di Dio, eccetera. Quindi appunto, come diceva il professore, uno, c'è proprio questa identificazione dell'amore con Dio, che è un tema dantesco. Voi sapete che Dante definisce Dio amor che muove il sole e le altre stelle, una cosa meravigliosa. Tutto quello che vediamo intorno a noi è amore, tutta la creazione divina è amore, no?
queste pagine di Enzo Giardiello mi hanno riempito proprio di gioia, perché è bello pensare che tutto è amore, che tutto è gioia, tutto è... Vabbè. Poi andiamo a pagina 49, dove invece si vede un aspetto praticamente opposto a questo, diciamo così, cioè il sesso. Da una parte dice questo Dio, questo amore spirituale, dall'altra appunto c'è il sesso, e dice, ma ti rendi, quando lei dice io ti amo, dice il ragazzo a questa donna, lei dice, ma ti rendi conto di quello che dici o no? Riprese sdegnosa, allacciandosi con impeto la cinta della vestaglia alla vita. Incredibile, credevo fossi diverso dagli altri, ma mi sbagliavo. Anche tu, come tutti i bocciosi della tua età, confondi l'amore col sesso. Dice molto lei, quindi forse un primo antagonista dell'amore è il sesso, che da una parte c'è questo amore divino, dall'altro c'è questo sesso violento. Il rapporto tra l'amore e il sesso è una cosa che riguarda un po' tutta la letteratura dell'amore, no? Anche Dante ha scritto amore spirituale, ma ha scritto anche poesie di amore fisico proprio, di amore violento, cioè sessuale, come per esempio nel Petrose. E a me è venuto in mente Catullo, leggendo queste parole di Miriam. Catullo diceva a Lesbia, solo da quando tu mi tradisci, io ti desidero fisicamente. Cioè Catullo fa coincidere il sesso con la rabbia. Cioè il desiderio fisico nasce dalla rabbia, dall'impossibilità di raggiungere l'oggetto amato. Quindi un primo antagonista di questo amore potrebbe essere proprio il sesso. Poi vediamo a pagina 52 invece cosa ho segnato. Allora, qua il rapporto diciamo un aiutante del protagonista, è proprio la madre. Dice, era sicura che suo figlio stesse soffrendo per amore. Lui lo nasconde alla madre, anche perché si tratta di un'amica di sua madre. Avrebbe voluto conoscere la causa di quella sofferenza, incontrarla e dirle di lasciarlo in pace. Ma prima di essere madre era donna e sapeva che certi dolori sono necessari per diventare adulti. Anche questo è molto bello. E qua mi ricorda mio padre, senza l'amore non si cresce. Chi non ama non cresce. E solo il dolore dell'amore ci fa crescere. Solo chi ama conosce se stesso. Perché solo quando amiamo scopriamo quali sono le nostre energie, le nostre potenzialità, e questo è molto bello. Poi c'è delle pagine sulla magia, pagina 55, l'amore come magia. Perché amare e sognare, quando ci innamoriamo di una persona, Caifa, accade perché in lei identifichiamo gli ideali d'amore che fino a quel momento hanno animato le nostre fantasie. In quel frangente i cancelli dell'anima si spalancano e la poesia si riversa nell'indolente realtà con la stessa violenza di un fiume in piena, spianando il terreno e segni del sogno finché la fecondino. La coscienza si assopisce e iniziamo a vivere una dimensione alterata della vita, dove tutto all'improvviso ci appare ricco di espressività, soffice, caldo e colorato. La fredda logica viene sradicata, al suo posto germogliano le piante dell'istintività e dell'intuitività. La magia dell'amore annulla le inquietudini di cui eravamo vittime, scoprendoci eroi capaci di affrontare e vincere qualunque tipo di situazione. L'amore come magia, una magia che trasforma la realtà, che rende meravigliosa la realtà. E poi, forse alla fine, capiamo chi è l'antagonista, a pagina 59. Quella donna ti ama per davvero, ed è per questo che ha rinnegato il suo amore verso di te, perché lei va via poi. Per amare bisogna prima di tutto conoscere la vita, in quanto amare è una scelta e non si può pretendere di scegliere se non si conosce quello che si vuole. Tu fino ad oggi non hai scelto, sei stato scelto, e lei non poteva vivere nel dubbio che la tua decisione fosse condizionata unicamente dalla sua presenza nella tua vita. Vuole essere sicura di essere amata perché la tanta è lei, non solo lei. Incomincia dunque a vivere e a frequentare altre donne, specialmente
specialmente quelle della tua età, perché come tutte le cose della vita anche l'amore è regolato dal tempo. Quindi c'è il problema del tempo. Questa donna invecchia, si può amare una donna che invecchia? E qua mi viene in mente Petrarca quando vede Laura invecchiare, dice: Laura non ha più quei capelli biondi, quegli occhi luminosi, ma piaga per allentare l'arco non sana, ma la piaga d'amore che mi ha fatto la freccia che è partita da quell'arco sta sempre qua. Quindi anche se Laura è vecchia, l'amore rimane uguale. E quindi lui conclude con questa frase che è un poco il motto del libro: l'amore è il potere di fissare il passato in eterno presente. Ecco, quindi l'antagonista è il tempo, ma l'amore, la magia dell'amore, fissa questa eternità. L'amore è eterno, praticamente, l'amore è eterno. Ci rende eterni. L'amore di questi tempi è scritto così, è veramente una cosa meravigliosa. Quindi ti ringrazio adesso, perché veramente leggere questo libro apre anche il cuore alla speranza, e quindi spero tanto che lo leggano anche i giovani, perché l'amore ancora è e deve essere sempre possibile, deve essere la molla che muove tutti noi e che muove il mondo. Facciamo una lettura, anche se qualcosa sta per te. E infatti non ho di difficoltà più. Me la potresti descrivere? Chiese l'egiziano sfiorando delicatamente con la mano la superficie del mare. È splendida e con giocaifa, illuminandosi in un sorriso. Hai i capelli più lunghi della coda di un cavallo, neri più dell'inchiostro di seppia. I suoi occhi sono due topazzi e la sua pelle è vellutata come una pesca. Il suo profumo, poi, aspiro profondamente, con gli occhi chiusi, l'aroma del mare diffuso nell'aria. Man mano che gli si riversava nell'animo, gli sembrava di respirare il profumo di Lidia. Il suo profumo è più intenso del mare, concluse fissando Omar che lo guardava divertito. Eh sì, ragazzo mio, dichiarò l'egiziano, uscendo dall'acqua per ritornare alla barca. Non c'è alcun dubbio, sei proprio innamorato. È grave, si preoccupò seguendo. Grave. Gravissimo, lo schermì Omar, adagiandogli sul capo la rete che aveva rimosso dal fondo della barca. Accompagnò quel gesto con una sonora risata. Sul serio, continuò Caifa avvinto, cercando di liberarsi i capelli attorcigliati nel labirinto di fili. Cosa devo fare? Vendo l'uomo da questa espressione, diventando improvvisamente serio. Vuoi sapere cosa devi fare? Questo lo devi decidere solo tu e nessun altro, disse fissandolo intensamente. Nessuno ha il diritto di decidere per gli altri, né lasciare che siano gli altri a decidere per sé. Ciascun uomo è un universo a sé stante, regolato da leggi proprie che, anche se in apparenza sono uguali per tutti, nella realtà personale si differenziano sotto infiniti aspetti, determinati dalle scelte che influenzano le nostre decisioni, la cui sede dell'orologio che stabilisce il petto di ognuno di noi, il ritmo della vita. Vedi, Caifa, tu ora stai scoprendo l'amore, ma ricorda, l'amore è incomprensibile in quanto rappresenta l'intima essenza del carattere di Dio. Pertanto, comprendere l'amore equivale a voler comprendere Dio. E ciò è impossibile, essendo Dio incomprensibile. Perché? Perché Dio trascende le leggi dell'uomo, essendo l'unica e sola vera legge da cui derivano tutte le altre che regolamentano il creato. Ancora una volta Omar mette l'impressione di leggergli nel pensiero. Perché Caifa stava per chiedere nuovamente? Perché Dio è un eterno principio di coscienza e espansione che si riflette nell'evoluzione dell'universo e delle creature che lo popolano, rispose senza esitare. Alle nostre menti finite non è concesso penetrare le ragioni della mente assoluta, in quanto ognuna ne rappresenta un singolo aspetto. L'unica cosa che dobbiamo fare è avere fede nella legge che governa il creato, lasciandoci guidare dall'amore, perché solo così potremo essere certi un giorno di raggiungere la felicità. Chi ama davvero è un riflesso di Dio in terra. L'amore non conosce limitazioni, né di genere, né di età, né di altro tipo. Quando due persone si amano, esse riflettono Dio. Questo è il vero segreto della felicità. Non esistono altre.
All'epoca stiamo parlando di diversi anni fa, più di 25-26 anni fa, stavo facendo degli studi sull'alchimia e uno dei principi, uno dei passaggi fondamentali dell'alchimia per far sì che avvenga la trasmutazione del piombo in oro, che poi è una chiave simbolica, rappresenta l'uomo dallo stato materiale allo stato spirituale, è quella della fissazione dell'elemento volatile, che l'elemento volatile in questo caso dovrebbe essere il pensiero, la istintività dell'essere, quella che dovrebbe essere governata. Stavo andando al lavoro, stavo in tangenziale e stavo riflettendo su questa concezione dell'opera di fissaggio. L'opera di fissaggio, mentre stavo in macchina nel traffico, mi venne questa frase: l'amore ha il potere di fissare il passato nel tempo presente. Perché poi in effetti, come diceva giustamente Ernesto, quando siamo innamorati di una persona, per quanto il tempo possa trascorrere, tutti i segni del tempo la possano segnare, noi non guardiamo se siamo davvero innamorati la fisicità di quella persona, noi guardiamo al di là. Per noi quella persona, l'aspetto fisico in quel frangente è soltanto una veste. In realtà c'è dietro quella veste, c'è qualche cosa che va al di là, c'è quella vera natura di quella persona che ci ha portato a farla innamorare. Almeno questa è la mia visione, ovviamente poi ognuno la può pensare in un certo modo. E da lì poi nacque questa frase che ha dato poi un po' il senso a tutto il romanzo. Ma fa anche piacere ascoltare il riferimento a Petrarca, un altro stilloista, un altro presunto fedele d'amore, perché quella che molti definiscono la setta dei fedeli d'amore in realtà è qualcosa che andava molto al di là, aveva non soltanto un aspetto politico, ma aveva addirittura un aspetto filosofico, che era in contraddizione, in contrapposizione con quelle che erano le dottrine ufficiali imposte dalla Chiesa dell'epoca, contro la quale loro cercavano i fedeli d'amore. Dante, Cinquantieri, Petrarca, Boccaccio e tanti altri cercavano di frapporsi offrendo una visione letteraria che all'interno della quale vi erano dei messaggi criptati. E quindi ecco, il riferimento a Dante, a Petrarca di questa sera mi fa piacere perché comunque significa che è stato colto un senso del romanzo. Romanzo che io definisco un romanzo in chiave di evoluzione, perché inizialmente quando lo scrissi avevo, chi ha letto il romanzo sul papà, che è un uomo buono con cui ho raccontato la tragedia che abbiamo vissuto con papà ammalato di Alzheimer, io l'ho specificato, l'ultima volta che ho visto mio padre sorridere di gioia fu quando venne alla presentazione nel lontano 1998 di quella che all'epoca era la raccolta dopo l'ultima notte e altri racconti. E papà fu molto contento di quello che accadde quella sera. E io nel romanzo l'ho specificato che l'ultima notte è un'idealizzazione di quella che è stata la mia prima volta. Ognuno tende a immaginare, a idealizzare. Io, come ha detto il professore, ho avuto la fortuna di avere una prima volta particolare che mi ha segnato positivamente sotto questo aspetto. Ovviamente poi nel corso del tempo le esperienze, tutta una serie di situazioni, e questo romanzo c'è, diciamo così, è una sorta di raccoglitore in cui nel tempo si vanno a raccogliere sempre esperienze, pensieri, emozioni che lo vanno ad arricchire. Io non escludo come Thomas Mann, che quando all'epoca scrisse in maniera che originariamente la Montagna Incantata lo scrisse, poi lo sospese e poi lo riprese anni dopo e fece poi quel monumento letterario che conosciamo oggi. Io non ho questa pretesa, però sicuramente, come è già accaduto, che da 40 siamo arrivati a 80 pagine, chissà, potesse che un giorno questo romanzo acquisisca una corposità ancora maggiore. Bellissima cosa, no? Ti ripeto, è una frase che mi è nata lì, riflettendo su
sul passaggio al tempo, che però ancora oggi è sì, ancora oggi continua. Io ho definito questo libro, almeno fine di legge, per me è una bellissima poesia d'amore e di vita. Quindi grazie. No, grazie a voi. Grazie innanzitutto al professore Nicola Vagliuga del Ernesto Salerno per le loro meravigliose considerazioni, grazie anche al vice sindaco e al professor Monaco per averci ospitato, per averci dato questa possibilità e questa bellissima. Posso fare una... Allora, io devo ringraziare in maniera particolare il professor Monaco perché in passato ho già avuto modo di confrontarmi con delle realtà politiche in Pozzuoli, non è una polemica, però è un merito che gli voglio riconoscere, gli va riconosciuto, le quali si erano messe a disposizione perché si potessero realizzare delle cose inerenti alla mia attività di scrittore, poi non se ne è più fatto niente, non si è mai capito il motivo per il quale. Il professor Monaco è stato di parola e nonostante questa sera lui ci teneva a vedere la partita del Napoli, mi ha onorato della sua presenza e non posso che ringraziarlo. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che siete intervenuti. Grazie. Il libro è venuto da lì sul tavolo, quindi se siete interessati. Grazie mille.